Salite, ma possiamo partire. Fighissimi amici, benvenuti nella nostra 19esima tappa. Basico, piccolo comune della provincia di Messina con circa 500 abitanti. Da abbinare ad un pomodoro fresco o una melanzana o semplicemente su una delicata parmigiana. No, basico, no basilico. E ora dove la metto tutto questo basilico? In realtà il nome basico si pensa derivi dal greco basilicon, luogo in cui vi era una cappella reale. In precedenza invece si chiamava Casa Nuovo. E dopo aver affrontato borghi in cui le salite erano così, adesso ci stiamo facendo rampe e rampe di scalini. Ma va bene, un va po' bene, più comodo. Buongiorno. Durante lavori di costruzione del comune hanno rinvenuto delle cripte. Cripte basiliane risalenti al XII secolo. Adesso contattiamo il custode per vedere se ce le può mostrare. Chiamaci. Pronto, custode? Sì. Sì. Ok. È disponibile. Andiamo. Allora, in qualità di custode, vi faccio entrare nelle cripte basiliane del XII secolo. Stiamo al palazzo baronale De Maria, risalente al XVI secolo, sede della Prologo e di un piccolo museo dei mestieri. Il paese di Basicò, essendo stato per molto tempo un feudo, ha visto il susseguirsi, sentite il susseguirsi, di diverse baronie, tra le più importanti quella dei Lancia e di Marullo. Dentro il museo delle tradizioni di Basicò. Costanzo, cosa ci dici? Vi racconto una storia molto particolare. Fino a 30 anni fa il comune di Basicò era come una vera e propria cooperativa, quindi si produceva formaggio, la famosissima provola basicotana, e c'era una forma di contabilità effettuata con la taglia. Cos'è la taglia? Praticamente era questo pezzettino di legno, c'era come una sorta di femmina e maschio. Che questa dovrebbe essere la femmina. Questa era la femmina. Quindi era il dare. Esatto. E c'era il maschio che era l'avere. Spieghiamo, io e Barbara siamo associo. Quindi buono. Abbiamo una società. Vabbè. Scriviamo qua il nome, Barbara e Christopher. Perfetto. Questo in questo caso è il dare. Quindi scriviamo, che so, devo dare 200 litri di latte. Lo scrivo qua. Perché si chiama taglia? Perché quando finiva discorso di dare e avere, qua veniva tagliato e poi riscritto il numero e si ricominciava con il coltello, i numeri romani, e si ricominciava. È stata una fatica, però penso che l'abbiate capito. Questo è il luogo in cui il barone veniva a fare delle lunghe passeggiate, chiamata a passeata du barone. Io sono Dino il barone, non è per fare confusione, ma adesso vi mando un bel pezzone. Ehi, barone. Dopo questa discutibile esibizione vi mostriamo il Palazzo Foti, purtroppo in totale stato di abbandono. Eccoci comodamente seduti in una delle tante fontane che potete trovare a Basicò.
Disease Taravello, da non confondere con Tavernello. Un tempo Basicò era collocata su diverse sorgenti, infatti sono state fatte diverse fontane in cui gli animali si andavano ad abbeverare. Basicò abbiamo trovato solo due chiese, una la stanno ristrutturando e l'altra è proprio lì, quella di San Francesco d'Assisi, nonché patrono del paese. La chiesa risale al 1607 e adesso ve la mostriamo. Fotografata la chiesa, ma di sì, non l'avete fatta? Bellissima. L'abbiamo fatta dentro, fuori. C'è una chiesa meravigliosa. Adesso andiamo dal signor Peppe Chiarelli. Piacere Barbara, sono congelata. Sta freddo per te, si accomoda. Ci hanno detto che lei è il maestro dei proverbi, ma cosa sono? I proverbi sono quando l'uomo non sapeva leggere e scrivere. Andavate con i proverbi, però erano significati. Ora non li professa nessuno, anche perché, scusa che te l'ho detto, che vi l'ho detto. Sì, faccia. Ascolta. Siamo certi perché io sono, meno male che la testa è buona, tutto il resto è grande, sono 88 anni. Dammi tempo che ti penso. Vedi se tu capisci per cosa arriva questo problema. Questo lo conosco, che praticamente uno tanto ci prova fino a quando ci riesce. No, ci riesco su Gianluigi, dammi tempo che ti penso. Allora che ti dici, dammi tempo che te la faccio pagare. Hai capito? Ci riesco su Gianluigi. Dammi tempo che ti piace. Dammi tempo che ti piace. Caldo iunque cacchino passa. Il gionco lo conosci tu? No. E questo è il fattore, noi ci troviamo noi. Dunque un'erba che va nel fondare il fiume. Un'erba. Sì. Questa è erba. Quando passa che il fiume è pieno. Se poi è debole il steno, l'acqua lo batte. È giusto? Calmati, i cittadini passa, che puoi fare? Lascia passare che tutto va. Vedi che sta significato? Non si può mettere la pietra che ha guardato. Ma la porta sai, ci sono due epoche che noi non andiamo d'accordo. Mentre se parlavo con tuo nonno, e io non andiamo d'accordo. Ma quello è sicuro, ma se lei deve trasmettere il giusto che ce ne spiega. Ma tu però, quando tu non capisci, tu spiego qua, è inutile per primo tempo una volta. No, il fattore, perché? Perché? Che stava dicendo? Non c'è nulla. La pece andava a portare. La pece da portare. Quando tu devi fare una lite, una qualche cosa, con un tizio che è più forte di lei, più capace, più possibilità, più questo, tu ti metti con un tizio, perché la pece avvicina a portare. Hai capito tu? La pece a portare con qua qua qua. Cioè, c'è un pochino di luce che ti metti con quello che può dire. Un ragazzino abitava Topagliaro in campagna. Ragazzino era proprio, anzi hanno fatto parlare ragazzino. Un ragazzino era un cosa di molto paese. A questo punto era in campagna e ci stavano a codire i lavori in campagna. Era tempo di zappuriare i lavori, capisci? Zappettare i lavori. Ma capisci? Era tutto tovagliato. È giusto? A notte stavano tovagliati. Avevano persino la capra alla sauna fuori. Hanno sentito pure tovagliato. Quindi, di notte, uno dei tanti si alza per fare acqua. Fuori casa, la razza pure sai come è presente. Sì. Ah? Sì, chi sei una battuta? Ma ti ascoltare che è renazzista, la saccio che stava già che è renazzista. Alza pure le cose, chi non lo so, ci mi sono vedendo e ci rovo un corpo da testa.
e tu figliamo fici così. Ma rendo signori ci dimmo. Si musei a crappa sette e ne rendiamo tutti i sette. Hai capito? Bella Cristina. Allora, adesso già è stato messo il latte a bollire, è stata uscita la tuma e si sta facendo la ricotta. Giusto, eh? Giusto, giusto. La provola basicotana è ormai da molti anni presidio slow food e a tal proposito nel mese di agosto si tiene una golosissima sagra. La tradizione. E mentre sale la ricotta, noi assaggiamo un po' di tuno. Alla salute. Com'è questa tuma? Troppo buona. Non provarla. Vediamo. E adesso un'antica filastrocca. Sette fascelle, sette cannari, un cupo tondo per tutto il mondo e arrogotta per procurare. Adesso arriva il passaggio fondamentale: prendere gli straccetti di tuma realizzati il giorno prima, immergerli nel siero caldo, così da ammorbidirli e poter modellare la famosissima provola. Se il mastro sta lavorando, il mastro della... Dopo essere stata lavorata, viene immersa in una soluzione di acqua e sale, la salamoia. Quindi tu cosa hai scoperto? Ho scoperto la presenza di due mulini, uno a pietra e uno a cinghia, ma tutte e due funzionano elettronicamente. Siamo vivi, abbiamo salvato la ricotta e adesso ve li mostriamo. Questo era nel fiume, ai tempi. Funzionava con la ruota con l'acqua. Okay. E invece questo qui c'è il dentro? Questo è a cilindro, questo avrà 100 e passaggi pure. Allora, però il grano viene messo per in modo che viene pulito, perché c'è un po' di sporcizia, no? Ora passa in una macchina. Pulito, inumidito, dipende il tipo di grano, questo no perché è grano tenero. Cambia. Hai visto il funzionamento? Là c'è la farina pulita e là c'è la crusca. La cuccia del grano. E siamo alla scoperta delle meraviglie di Basicò. Insieme all'amico Giuseppe che ci sta facendo scoprire delle cose incredibili. Giuseppe la Madonna, vero? Ma è un fenomeno naturale, non...
le particolarità viste insieme all'amico Giuseppe vi è la roccia della foca, meraviglia modellata dalla natura. E per concludere, qualche attimo di delirio. Questo invece è il punto in cui... Okay.